grazie agli scritti di Christian e di alcuni bravi, talvolta economisti francesi, il problema della realizzazione del plusvalore è stata, secondo me, chiarita con questo deficit spending alla portata di tutti, con questo deficit spending pervasivo, parcellizzato, che diventa forma di vita, costume, perfino ethos, e questo è il modo in cui si è realizzato un plusvalore che se no sarebbe stato inibito a tradursi in profitto. Io mi chiedo in realtà se noi oggi, all'altezza di questa crisi in cui la posta in palio è davvero una rivoluzione dall'alto rispetto alla quale le rivoluzioni dall'alto di cui abbiamo parlato in passato, erano giochi da ragazzo, siamo in grado di fornire una ricostruzione altrettanto accurata a questo livello della crisi del modo in cui si crea il plusvalore, che tutto l'apparato finanziario, l'indistinguibilità fra profitto finanziario e profitto di impresa, secondo me lì i conti paradossalmente tornano di più, mettiamo nell'esposizione di Christian stasera, che non rispetto al problema non della realizzazione o della tramutazione del plusvalore in profitto, ma della stessa creazione del plusvalore. Perché se noi diciamo che la creazione del plusvalore, come abbiamo detto in una sorta di mantra virtuoso, si basa non sul tempo di lavoro erogato dai singoli o dalla somma dei tempi di lavoro erogati dai singoli, ma immediatamente sul carattere relazionale, cooperativo dell'attività umana, sul suo tasso di linguisticità. Se noi diciamo questo, e l'abbiamo detto, non da questo però non abbiamo, secondo me, non siamo ancora riusciti, e su questo ci sentivamo più sicuri, ecco, dovremmo sentirci più insicuri su quello che era il nostro background. Diciamo, la creazione del plusvalore, per carità, è la natura umana messa al lavoro. Poi, contro le nebbie di una teoria claudicante, zoppicante, dobbiamo far luce sul fatto che la realizzazione di questo plusvalore, che deriva direttamente dai tratti di fondo della nostra specie, passa per la finanziarizzazione dell'economia. Ora, secondo me, la proporzione va, come posso dire, rovesciata. Non che proprio sia un'opinione dominante quella che Christian ci ha esposto qui. Però lì abbiamo un punto di maggiore sicurezza, un punto su cui diciamo, che ci permette di interpretare il gioco della finanza, il suo essere passato da un livello di parità al 351-357 volte l'insieme dei PIL, eccetera. Abbiamo un punto di maggiore, come posso dire, un appoggio più sicuro, un appiglio più saldo, che non invece una descrizione credibile di come nell'epoca dell'economia linguistica si crea e si determina il plusvalore. Lì secondo me c'è, perché è vero naturalmente questo, è vero che pensate a dei tratti antropologici di fondo che sono diventati risorsa produttiva. La nostra specie si caratterizza per il fatto di non avere una nicchia ecologica prefissata, questo è diventato un dato sociologico con la flessibilità universale. La nostra specie si caratterizza per il fatto di essere un parto costitutivamente prematuro, cioè di nascere con un forte grado di indeterminatezza e con una forte necessità di apprendimento, e questa è la regola sociale dell'apprendimento ininterrotto o della formazione ininterrotta. La nostra specie si caratterizza per un alto grado di potenzialità non orientata, non indirizzata, e questo si caratterizza diciamo, con la messa al lavoro di facoltà,
non di competenze specializzate. Molti tratti antropologici sono diventati categorie sociologiche. Questo naturalmente lo si può anche in questo senso la parola comune ha un significato determinato che non ciò che costituisce il nucleo, il grumo antropologico, si tramuta in determinazione sociologica e risorsa produttiva. La domanda è: a questo livello di produzione della ricchezza, Marx diceva in una tesi su Feuerbach, quindi quando era un ragazzino, cioè in età da dottorato, 25 anni, scriveva: la natura umana non la troverete mai prendendo in considerazione un singolo individuo, la natura umana è l'insieme delle relazioni. Questo vuol dire letteralmente non è qualcosa che si può reperire osservando un singolo membro della specie, ma solo ciò che passa tra molti membri della specie. Ora, che l'insieme delle relazioni sia la nozione germinale della parola comunismo e poi anche quella di comune, non vi è alcun dubbio. Non vi è alcun dubbio che l'insieme delle relazioni è il grande pilastro della produzione della ricchezza. A questo livello di produzione della ricchezza, quello che conta è ancora un valore nel senso dell'economia classica, ma anche di Marx e anche del Marx più estremo, del Marx del General Intellect e del frammento sulle macchine, o vi è proprio quando la produzione si regge sull'insieme delle relazioni, la linguisticità e i tratti antropologici di fondo della specie, vi è una massiccia rivincita. Attenzione, rivincita vuol dire che non è stato sempre così, proprio e solo ora è così, dell'economia marginalista di Walras e di Ben Baverk. Voglio dire, è una sorta di presa sulla realtà di teorie economiche che non erano vere da principio. Non sto facendo una questione di storia delle dottrine economiche, Walras o Ben Baverk contro Ricardo o quel tanto di Ricardo che c'è in Marx. Io dico, a livello della produzione basata sul comune, se è vero che ciò che più conta è la rappresentazione delle altrui rappresentazioni, è un gioco di neuroni specchio, ovviamente linguisticizzati, non di carattere neurale, in cui si leggono le intenzioni altrui, si leggono le intenzioni altrui con una sorta di, diceva quello dei neuroni mirror, effettivamente neurali collocati nel lobo anteriore e inferiore, cioè gallese, una sorta di simulazione incarnata. Se, ora voi capite che questa dimensione del rappresentarsi le rappresentazioni altrui, del calcolare le preferenze, del calcolare ciò che non è mai potenziale, calcolare le opportunità, anche solo detto così, cioè detto male in maniera evocativa, rievoca il cuore stesso di una teoria del valore, certo non più sostanziale, ma apertamente marginalista. Allora il problema per noi forse è anche quello di capire se la produzione del valore, del valore del plusvalore, che poi non può che realizzarsi tramite i deficit spending alla portata di tutti, nei modi che Christian stasera ricordava con forza, ma la produzione stessa del plusvalore a livello della del linguaggio come principale forza produttiva e dell'insieme delle relazioni come cuore della produzione, e quindi a livello di quel meccanismo mimetico, di quella lettura delle menti altrui, che è possibile solo fra animali che hanno linguaggio, peraltro, ecco, non sposti completamente l'asse da una sostanza di valore. Era il punto più inquieto in cui Christian si muoveva, credo, per quello che capivo, come su una montagna russa dell'Eur alla fine della relazione, in cui escludeva la sostanzialità per poi ribattezzarla, questa sostanzialità non più sostanziale, come comando sul lavoro. Però lì c'è un problema, perché se il valore può essere definito, il plusvalore può essere definito come comando sul valore,
Sul lavoro, scusate, siamo lontani da qualsiasi teoria del valore, non importa se sdraffiana o ricardiana, siamo in una dimensione che va molto più nel senso di una santa alleanza fra Nietzsche, Walras e per certi versi Saussure. Saussure diceva nella lingua, ma perché no nella produzione sociale contemporanea, di una produzione sociale contemporanea che ha nella lingua una sorta di specchio, non vi è altro che differenze e differenze tra differenze, non vi è nulla di sostanziale. Non che non emerga nella lingua, ma forse anche nella produzione contemporanea, un elemento positivo. Ma questo elemento positivo, che per Saussure è il segno linguistico e che per noi nello schema di Christian sarebbe il comando sul lavoro altrui, questo che di positivo è solamente il frutto di un plesso, di un insieme di relazioni soltanto negative, in cui quello che conta è ciò che manca, è il debito, è per così dire l'aspirazione, il desiderio, che sono delle assenze, dei vuoti, dei negativi, dei propri conspecifici. Da questo punto di vista non dovremmo portare a fondo un discorso che facevamo quando eravamo anche molto tanto tempo fa, quando eravamo migliori, peggiori, insomma, comunque tanto tempo fa, della crisi della legge del valore. Ma la crisi della legge del valore era una cosa in Marx ancora progressiva, era una crisi della misura, non crisi della sovrapproduzione ma della misura. Vale a dire, la ricchezza è una cosa e si sovrappone un'unità di misura, il tempo di lavoro, che non funziona più. Questo era il punto. E questo, applicare una misura non adeguata alla ricchezza effettiva, determina la crisi del sistema capitalistico, come crisi di misura. Un'unità di misura vigente ma non più vera. Questo è più o meno. Ora però, secondo me, dalle cose che Christian diceva stasera o che ha scritto, dalle cose discusse in questi anni all'interno della nostra tribù, c'è qualcosa di più. Questa cesura, questa separazione fra la cosa da misurare e la misura che adoperi al suo proposito, probabilmente si è tradotta in unità di misure che non sono più il tempo di lavoro, la quantità di tempo di lavoro vuoto, omogeneo, newtoniano, come per misurare una ricchezza che invece è cooperativa, linguistica, immediatamente sociale e comune. Si sono date altre unità di misura, e questo sta proprio nella finanziarizzazione. Queste unità di misura hanno più un carattere, seppure hanno un carattere, come posso dire, stando a quello che diceva Christian, che ha abbandonato del tutto la dimensione del tempo di lavoro come origine della ricchezza sociale. Se il comportamento effettivo degli attori economici è quello, mi tengo le cose di Christian per tenermi proprio per fare eco alle sue parole, è quello mimetico. È quello mimetico nel senso, appunto, non di dare un giudizio che sarebbe sostanziale, secondo la cosa di Keynes nella teoria generale. Trovo che quelle ragazze o quei ragazzi siano più belli, ma tutto quello che conta è fare un calcolo su come gli altri giudicheranno. Se vi è questo meccanismo mediato, vedete quanto è insieme delle relazioni, addirittura insieme delle relazioni anticipato nel calcolo economico, nel senso che considero immediatamente io come soggetto singolo quello che tutti gli altri giudicheranno probabilmente. Ma questo è già qualcosa che ci porta oltre il frammento sulle macchine. Il frammento sulle macchine, testo Capitale, in cui vi è un'opposizione fra il comune, che lui chiama o individuo sociale o general intellect o cooperazione, calcolato col metro dell'erogazione di fatica psicofisica da parte del singolo. Lì è chiaro qual è il problema. Ma questo, stando a Christian, al blocco di problemi che ha posto, ce lo siamo lasciati alle spalle. Ora invece abbiamo a che fare con una misura, con molte virgolette, neomarginalista o nicciana, che vi fosse un rapporto fra i due, era una
E peraltro Saussure, la cosa curiosa che si occupa di linguaggio, è l'unico che mette al primo posto nei suoi pensieri l'economia. È l'unico studioso della lingua, cioè che quasi ogni concetto lo ha ripreso dall'economia. E quando dice che nella lingua, la lingua è un plesso di differenze eternamente negativo, non solo di differenze, quello sarebbe facile, c'è A, c'è B, c'è C, c'è una differenza fra A e B. No, differenze senza termini positivi, vale a dire senza A, B o C. Sono le differenze che ogni tanto fissano un B, un C. Relazioni negative, differenziali, che non possono contare come loro presupposto. Allora, da dove prendeva questa cosa Saussure, parlando in maniera comunque meritevole di qualche attenzione della lingua, che oggi è diventata la principale forza produttiva? Lo prendeva a sua volta da Walras, da Gibbons, da Bembaver, che erano questi i suoi economisti. Infatti il vero problema è che è incompatibile con l'economia classica, la lingua di cui parla Saussure, vale a dire col Smith, Ricardo e Marx stesso, cioè valore sostanziale. Dire con Christian, anche se Christian, questo mi pare sotto il profilo intellettuale in qualche modo eroico, nega il valore sostanziale, però prova a definire la nozione, a ridefinire la nozione di sostanza fuori dalle vecchie identità, fuori dalle vecchie etichette. Però secondo me lì non c'è molta strada aperta davanti a noi. Se il valore ha perso questa caratteristica sostanziale, cioè non è più computabile in termini di lavoro o erogato dal singolo, o somma dei tempi di lavoro erogati dal singolo, probabilmente vanno riconosciute già delle categorie adoperate effettivamente che si collocano al di là della forbice general intellect, vecchie unità di misura, ma probabilmente noi stessi dovremmo trovare una sorta di critica del marginalismo sul suo stesso terreno. Dico marginalismo per capirmi, è l'economia soggettiva, è l'economia in cui quello che viene in primo piano, per dirla in maniera, per così dire, talmente volgare da non essere. Quali sono le preferenze degli altri? Quali sono i vostri desideri? Quali sono le vostre intenzioni? Quale calcolo che saranno i vostri giudizi a un certo concorso di bellezza? Questo è il marginalismo. Allora il problema è una critica del marginalismo, avendo accettato che esso, questa sorta di neomarginalismo, nell'accezione blanda e ovviamente un po' ironica, che propongo, un'economia basata interamente sulla soggettività, sulle preferenze e valutazioni personali, che d'altra parte è l'economia del linguaggio, dell'economia del comune, dell'economia dell'insieme delle relazioni. Allora una critica del neomarginalismo rispetto all'estrazione del plusvalore. Perché nel quadro che dice Christian, con 45 miliardi di ribatosta per tutti gli, dico adesso per dire la provincia italiana, tutti gli anni nei prossimi anni, in una situazione in cui non si dà un significativo investimento tecnologico, o comunque non si dà sul medio periodo, eppure, siamo ragionevolmente certi che vi sia un creazione di plusvalore, beh, allora la cosa va identificata con ulteriori e nuove categorie. Quindi io direi, non vi è più traccia di una sostanza di valore. E modello del valore e del plusvalore è molto vicino a quello che Saussure applicava alla lingua, vi è una rivincita oggettiva del neomarginalismo, di questo neomarginalismo va intessuta una critica. Ci sono altri interventi? Spero proprio di sì. Paolino. Guardavo voi, sì.
Io ringrazio innanzitutto Christian per essere stato qua, per aver accettato il nostro invito a partecipare a questo incontro della LUM di quest'anno. Ammetto la difficoltà ad intervenire questa sera, perché effettivamente quanto Christian ha posto richiede studio e ancora studio. Una cosa, insomma, che nel paesaggio disegnato posto da Christian mi ha veramente stimolato è la conclusione lì dove la rendita smette in un certo senso di essere, possiamo smettere di definire la rendita in termini di parassita, lì dove la rendita rappresenta un effettivo cambio di scenario. Ecco, da un lato però io credo che possiamo smettere di rappresentare la rendita in termini di parassitismo lì quando effettivamente possiamo avere delle armi di lotta che possono effettivamente essere all'altezza di questo scenario che Christian ha delineato. E qua effettivamente il movimento si trova ecco, in una fase in cui nulla c'è dato, si apre di fatto un campo di sperimentazione completamente nuova. In questo campo, ecco, mi interesserebbe approfondire quello che anche Paolo ha accennato, e cioè cosa significa oggi estrazione di plus valore nel campo del capitalismo finanziario, nel campo della finanza. Lì dove, come anche Paolo accennava, la misura basata sul tempo di lavoro entra in crisi, pur vigendo in qualche modo una misura. Lì dove la misura perde i suoi caratteri anche oggettivi, la permanenza rimane in una sorta di puro comando, pura violenza. Un elemento credo che potrebbe essere, che potrebbe funzionare a capire come l'estrazione di plus valore oggi avviene attraverso i processi di gerarchizzazione. Le gerarchie oggi rappresentano un certo senso, possono in un certo senso rappresentare il modo in cui il valore e la produzione viene comandata e viene gestita. Un esempio di questo può essere definito dalla pervasività dei ranking che dal mondo finanziario oggi si sono estesi ad ogni qualsiasi settore più o meno a 360 gradi, in qualsiasi settore più o meno del sociale, dalla produzione di sapere nell'università, i ranking delle università speculari ai ranking dei mercati finanziari definiscono dei nuovi sistemi di valore lì dove il valore non è più basato sui principi di uguaglianza, di scambio, di equivalenza, ma sui principi di diseguaglianza. Cioè il valore ha un senso nella misura in cui uno è differente dall'altro, cioè uno rappresenta una posizione differente in maniera gerarchica, verticale rispetto all'altro. È attraverso questa dimensione che si definiscono nuove dimensioni del valore, nuove misure del valore. Io penso che questo potrebbe essere il tema, ecco, entra
il tema della gerarchia in questo campo, dando sostanza a questo tipo. Questo è un, penso, forse un tema su cui forse varrebbe la pena anche da parte nostra di ridefinire un po' le mappe concettuali e di pratiche, forse all'altezza di questo scenario. Grazie. In attesa che altri preparino interventi, pongo una piccola questione e poi non so se Christian vuole rispondere già ad un po' di domande o continuiamo a raccoglierne altre. Christian faceva riferimento nel suo intervento alla crisi europea, insistendo sulla questione dello squilibrio delle bilance commerciali che tra gli Stati europei si è determinato per l'impedimento dell'uso della svalutazione competitiva e per quella specializzazione che fa sì che alcuni paesi hanno esportato appunto e altri non lo hanno più fatto. E questa cosa fa assumere alla Germania un ruolo decisivo dentro la scena europea. Tu dici la Germania a un certo punto si staccherà, mi sembra che molti studi anche di geopolitica, leggevo questo speciale di Limes uscito un po' di tempo fa, sostengono del tutto la tua ipotesi, quindi non mi pare che insomma, il dibattito proceda nettamente in un'altra direzione. Quindi l'ipotesi di un euro, cioè di un euro del nord che ha come asse geografico di riferimento l'Oriente, sostanzialmente la Russia e la Cina. E però dentro questo problema europeo effettivamente si stanno anche all'interno del dibattito politico a sinistra, penso alla nostra discussione con la FIOM, si stanno affermando posizioni che dicono il vero problema è rilanciare una politica industriale degna di questo nome, cioè la questione che la FIOM comincia a porre ormai con forza è che la Germania ce la fa perché ha investito, insomma, ha continuato ad investire in tecnologie, ha continuato ad investire nell'industria e dunque nell'esportazione, cioè nella manifattura in generale e dunque nell'esportazione. Io credo che questa faccenda che segnalavo, che fa riferimento a, semmai al dibattito politico anche che ci troviamo di fronte, perché appunto noi diciamo rendita sociale, diciamo reddito, diciamo formazione permanente, diciamo questo per non dire politica industriale o per dire non è lì il cuore del problema. E però la questione che pongo, seppure in maniera un pochino ancora superficiale, è la seguente. Non ci troviamo comunque di fronte in una situazione, non ci troviamo comunque di fronte ad una situazione in cui ad emergere in primo piano è una sorta di molteplicità di modelli, anche sul terreno delle forme di accumulazione. Cioè noi diamo per scontato che il terreno dell'accumulazione finanziaria oggi è l'unico terreno su cui si costruisce il valore, e però alcuni modelli, penso alla Cina, penso appunto a questo asse tra la Germania e la Russia e la Cina e così via, sono modelli che insistono su un altro terreno,
cioè che insistono dentro appunto la scena della crisi globale, imponendo la loro capacità di essere paesi esportatori, perché la Cina impone questo, poi con i suoi fondi sovrani si compra le isole greche o comincia ad acquistare pezzi significativi dell'Europa, del loro debito e anche dei loro servizi, dei loro beni comuni, dei loro commons. E però nello stesso tempo la Cina continua a rimanere distante da un'ipotesi appunto finanziaria, continua a tenere agganciata la moneta al dollaro, continua ad insistere sulla produzione, sulla manifattura e sull'esportazione. Allora, sicuramente possiamo rispondere a tutto questo dicendo che però anche quella cosa lì rientra dentro il quadro di un capitalismo ormai globalizzato che ha come elemento decisivo, centrale, strategico la socializzazione del deficit spending, l'indebitamento, il valore prodotto a mezzo di credenze e dunque dentro i circuiti finanziari. E però, secondo me dovremmo provare a capire come più che una gerarchia definita è una combinazione o concatenazione tra modelli molteplici che costituisce effettivamente questo nostro mondo. Ecco, questo è un problema che vorrei un pochino porti. Problema che sicuramente lo ritroviamo nelle dispute più teorico-politiche che ci riguardano, insomma nei confronti di tanto marxismo che non ci convince, ma che però ritroviamo anche nel discorso politico molto concreto da fare. A sinistra appunto si sta affermando questo discorso che dice il problema della finanziarizzazione è in verità la demolizione dei diritti del lavoro, la deregolamentazione, la compressione dei salari e quindi bisogna ricominciare a fare un discorso propriamente laburista, cioè bisogna rilanciare un discorso laburista almeno sul terreno europeo. Io dico come invece facciamo ad affermare dentro questa molteplicità di modelli un discorso che non rientra dentro quel solco lì, cioè che pur assumendo la radice materiale e quindi interna ai processi di produzione del valore e così via della nuova dimensione finanziaria non apre necessariamente ad un discorso politico bloccato, ingessato sulla necessità di ricostruire politiche industriali o sulla necessità di rilanciare un'ipotesi politica laburista, tradizionalmente laburista. Ecco, non so se sono stato chiaro con i problemi posti, però mi sembravano cose da dibattere. Si può parlare da qua? No, Augusto, no. No. Guarda, possiamo fare una cosa, ti porto il microfono là, Augusto. Brevissimo, perché sono abbastanza d'accordo con le cose che dicevi te. E io avevo due perplessità sul discorso che faceva prima Paolo. Uno, che il modello che ha descritto è il modello che sta andando in crisi. Quindi non so se è vincente o è quello che contemporaneamente ci si presenta nella forma della crisi. Due, mi sembrava leggermente eurocentrico, nel senso che segnalerei due esperienze che forse non si muovono su questa linea. Una è quella che accennavi te, l'esperienza del BRIC, diciamo, no? Della Cina, mi pare che segua una logica diversa. Sull'ipotesi neolaburista in Europa non so pronunciarmi, però insomma, certamente lì c'è un modello diverso, molto più classico. E poi l'altro grosso pezzo più grosso, forse l'economia finanziaria adesso, c'è l'economia, l'anarcoeconomia, si svolge lungo un modello molto classico, mi pare, assolutamente non soggettivo, e assolutamente proprio che risponde ai vecchi criteri, ed è quella che accumula l'anarcoeconomia, l'economia dei narcos, è sostanzialmente un pezzo molto grosso dell'accumulazione finanziaria, mi pare che segue delle linee molto tradizionali. Anna. Dopo tanto sapere provo ad incarnare un po' e a sollecitare Christian su un punto che mi sta molto a cuore.
e cioè la dimensione antropologica delle trasformazioni economiche della finanziarizzazione, che come tu appunto hai più volte sostenuto, c'è cioè questa bellissima intervista con Ida, no, sul debito come colpa, quindi come elemento antropologico che poi si fa anche categoria sociale, non v'è dubbio. E volevo appunto sollecitarti a dirci qualcosa di più, non solo sulla dimensione antropologica dell'investitore, ma sulla dimensione antropologica dei corpi nella crisi, cioè di ciò che produce sul piano, diciamo, della desaffiliazione piuttosto che della costruzione del comune, nel senso che il comune è sicuramente, diciamo, l'auspicabile. Poi c'è una dimensione materiale che è data dalla vita dei corpi che subiscono la crisi, che invece si pone su un altro cotè di riferimento, che è quello appunto della desostanzializzazione, per usare un termine a te caro, e della depersonalizzazione. Dico questo perché recentemente, anche grazie ad una conversazione con Christian Alvalle, e poi ho letto i testi di De Jour rispetto al suicidio, alla ai suicidi della Telecom France, eccetera, oltre che appunto la dimensione della colpa, vi è anche la dimensione dell'annullamento del sé all'interno di questo tipo di dinamica, che si produce in quantità ingenti di tipo suicidario. Abbiamo un tasso suicidario, qui io sono veramente sociologa, che è aumentato esponenzialmente, un tasso suicidario che non si riferisce soltanto alla perdita della fabbrichetta per cui viene a mancare tutto il sistema di vita e quindi mi annullo, ma è anche un tasso suicidario molto alto per quel che concerne per esempio l'insolvenza. Ci sono stati 60 suicidi nel giro di 2 mesi dopo l'esploit delle cartelle di Equitalia, per esempio. Ci sono suicidi del cosiddetto lavoro immateriale, i primi dottorandi di ricerca, insomma questi sono corpi e carne e dimensione reale. Ed è però anche, secondo me, come dire, non dico il rovescio negativo del comune, ma quello che precede il comune, cioè il corpo, la vita reale, la dimensione della desaffiliazione, che viene prima della costruzione del comune, perché è un dato di realtà, è un principio di realtà. Il corpo è un qualcosa di appunto di sostanziale, che però viene desostanzializzato da questa dimensione. E addirittura ci troviamo dinanzi a vecchie categorie, il famoso suicidio anomico di cui ci ha parlato Durkheim a ridosso della rivoluzione industriale e della nascita delle prime figure della marginalità sociale, adesso si ritrova, no? I suicidi avvengono per anomia, cioè per assenza di nomos, cioè per assenza di principi solidaristici nuovi, che è anche un po' quello che diceva la domanda che poneva Francesco sul piano, diciamo, su un piano diverso. Io la pongo invece sulla politica industriale, la strategia politica, eccetera, ma invece la pongo sul piano del welfare, insomma, cioè in questo appunto le ipotesi neo-keynesiane, secondo me, non sono proprio da buttare via, perché c'è questa realtà di fatto, insomma, di cui non possiamo non tener conto, che appunto il negativo del comune inteso come ciò che precede il comune stesso, appunto la desaffiliazione. Quindi la mia è una richiesta esplicita di dirci qualcosa in più sulla dimensione antropologica della crisi e del debito, dal momento che appunto avete anche questo laboratorio, non so come definirlo, di studi sulla psicopatologia del lavoro in Svizzera. Grazie. Ida. Ma insomma, anch'io ho trovato la relazione di Christian di oggi particolarmente densa e anche problematica su molti punti anche di riflessione nostri in senso molto lato, diciamo. Allora, volevo
sottolineare tre questioni politiche che lui ha posto, che secondo me sono molto importanti oggi. La prima, che mi ha molto colpito, non è stata ancora ripresa, è quando lui ha detto: forse ci dobbiamo dare una regolata sui tempi della stagione neoliberista. Hai detto a un certo punto, noi ne parliamo da 30 anni, ma forse non abbiamo mai poi afferrato la tempistica, no? E questo ci porta, questo lo dico io invece, tu non l'hai detto, ma io penso che si possa dedurre, ci porta anche a degli effetti ottici nella politica, a degli errori, insomma, di previsione, a degli errori nella valutazione dei rapporti di forza. Cioè, se non c'è, diciamo, una chiarezza sui tempi di questa infinita egemonia liberista, è chiaro che anche qualunque strategia politica o qualunque pratica politica ne soffre. Secondo me questa è una questione molto importante, perché tu dici fin dall'inizio di questa crisi, Christian, che questa crisi è diversa dalle altre, nessuno ha mai capito bene come si sarebbe svolta né come ne saremmo usciti. Però cominciare a capire se possiamo, se è ipotizzabile, diciamo, un elemento di forza politica che ne cambi il corso oppure no, beh, insomma, a me sembra la questione di prima grandezza a questo punto della situazione. La seconda cosa che secondo me è importante, naturalmente è una vecchia questione, però secondo me Christian ha fatto benissimo a riproporla oggi, quando ci ha invitato a ritornare, diciamo, sull'analisi del postfordismo come rovesciamento della vittoria operaia e comunque, diciamo, della soggettività, delle istanze portate dalla o dalle soggettività antagonistiche nella, diciamo, nel decennio dei movimenti 68-78, eccetera. Io penso, non la posso fare lunga, ma questo lo dico sulla base anche della mia esperienza di studiosa di cose italiane, per così dire, compreso il berlusconismo, che questo sia ancora un enorme problema che noi abbiamo davanti, cioè, diciamo, capire l'operazione di riappropriazione egemonica che il neoliberismo ha fatto di molte istanze della soggettività rivoluzionaria è una cosa che secondo me noi non abbiamo fatto fino in fondo, e anche questa porta spesso a degli sbandamenti, diciamo, di politici. Per terzo c'è il punto più complicato, che è quello, infatti su questo dirò poche cose e confuse, che riguarda, diciamo, l'ultima parte della tua relazione, Christian, dove tu diciamo, hai fatto questa specie, io la chiamo così, di apertura lacaniana, no? L'investitore come soggetto mancante a essere, a proposito, Anna, di psicologia. E io l'ho trovata molto interessante e mi piacerebbe discutere più a fondo, diciamo, con l'interpretazione che ne ha dato Paolo, col quale ho l'impressione di essere e non essere, più non essere che essere d'accordo, e provo a dire perché molto ellitticamente. Secondo me, Paolo, se tu dici, come hai detto, se ho capito bene stasera, che forse è il caso di spostarsi su una base soggettiva dell'economia, e naturalmente non solo dell'economia, sì, oddio, insomma, non è che si tratta sempre solo di ripetere le mosse dell'avversario, ma comunque chiunque si sia spostato per primo. Adesso io non voglio entrare nel merito di molte cose che tu hai detto su questo, l'economia marginalista, cose che io conosco poco, eccetera eccetera, però il problema è questo: si è seguito, qui uso l'impersonale perché non è stata la mia strada,
un pensiero del comune che molto sostanzializzava le relazioni, a proposito di sostanzializzazione e desostanzializzazione. Anche tutta la cosa che tu hai ricordato stasera, insomma, e cioè diciamo questa antropologia che viene assorbita interamente dal capitalismo finanziario, il capitalismo che incorpora proprio tutta l'antropologia della specie. E questo, c'è un modo di vedere questo processo che è molto sostanzializzante, che sostanzializza sia l'antropologia, sia il comune, sia le relazioni. E questo è sempre stato il punto che a me mi ha fatto problema, insomma, con questo tipo di pensiero, perché invece io penso che di soggettività si tratta, no, non solo perché hanno fatto loro lo spostamento. Scusate, è il mio purtroppo. Se lo sapete di lato c'è un... Se no lasciatelo suonare, non sto dicendo niente di così fondamentale. Allora, secondo me invece... non solo perché oggi Cristian ha fatto su questo un'apertura illuminante, appunto sul senso, diciamo, di un capitalismo che economicizza la soggettività fino al punto in cui lui ha detto, ma io penso che se si vuole fare politica si parte dalla soggettività, non dall'antropologia. Sono convinta di questo e non da oggi. E penso che questo modifica in parte le nostre teorizzazioni o le vostre teorizzazioni del comune e appunto di una certa economia relazionale e tutto quello che si è detto in questi anni, se si rimette al centro, diciamo, la soggettività, il che non comporta affatto, dal mio punto di vista, Paolo, un abbassamento della guardia sulle relazioni, al contrario, perché per me si tratta appunto di una soggettività in relazione e non, diciamo, di questa ipostatizzazione della relazionalità come dato della natura umana. È uno spostamento apparentemente piccolo, ma invece secondo me, come peraltro mi pareva che dicessi tu stesso, molto forte. E io penso che sia questa la strada, perché in parte anche per le cose che diceva anche Anna, cioè che c'è un elemento, diciamo, di... incorporazione di questi processi, c'è l'elemento di come poi le persone reagiscono a tutto quello che sta accadendo o come lo incorporano, che è da tenere presente. Ma soprattutto io penso che c'è da tirare fuori politica da tutta questa storia di analisi della crisi, e quello che a me mi preoccupa, perciò ho cercato di mettere insieme questi tre punti, è che invece la politica è molto annientata in questo momento dalla dimensione, da questo ritorno di economia. Non è annientata solo, diciamo, la politica tradizionale che si è arresa alla tecnocrazia. Mi pare che anche le nostre pratiche sono un po' annientate da questo ritorno di potenza dell'economico molto forte. Allora, io penso che bisogna pensare in termini più politici a come si esce da questa situazione.
Io, se non ci sono altri interventi, sollecitazioni, anche per una questione di orario, per dare adeguato tempo a Christian per rispondere, gli passerei la parola. Prima di passargli la parola, però, vi comunico una cosa. Sabato 24 marzo alle ore 18, dalle ore 18 alle ore 22, presso l'Istituto Svizzero di Roma, la Sala Elvetica in via Liguria 20, avremo modo di presentare le 11 tesi che abbiamo scritto come Libera Università Metropolitana. E siamo dunque molto, molto lieti se partecipate alla discussione. Sarà una delle prime discussioni, è la prima di una serie di discussioni che vogliamo dedicare alle tesi, e quindi la vostra presenza, partecipazione al dibattito è per noi cosa molto importante. Passo la parola a Christian affinché ci possa rispondere e per concludere la bella giornata di riflessione di oggi. Sì, grazie. Rispondere anche perché fa freddo. E perché poi i problemi, come li abbiamo un po' affrontati assieme, sono problemi che restano molto aperti, sui quali bisogna lavorare, approfondire. A me, per esempio, questa cosa della sostanza e della desostanzializzazione, a me sembra che sia comunque un grumo di problemi, perché seguendo un po' le teorie di quelli che hanno portato all'estremo appunto questo ragionamento, antropologico, no, dell'investitore che appunto in realtà è speculare a questa cooperazione linguistica, no, a questi neuroni a specchio, messi al lavoro, nel senso che sono arrivati appunto a fare un passo oltre la teoria comportamentale, a teorizzare l'autoreferenzialità perfetta del funzionamento dei mercati. Mi sento un po' da una parte d'accordo, mi sembra che questo sia il giusto modo di rappresentare il funzionamento dei mercati, però mi lascia un po' così, un po' perplesso, perché Non riesco a vedere, non ho mai visto in questi teorici o in questi economisti appunto una capacità di anticipazione di quello che succede, di sicuro, e questo va un po' nel senso del problema dei tempi, se vogliamo far politica dobbiamo in un qualche modo affrontare questo problema, non possiamo sederci lungo il fiume e aspettare che questo comportamento dell'investitore medio collettivo produca i suoi effetti, perché poi questo è un problema molto serio, questa qui non è una crisi di quelle temporanee, per cui possiamo anche soprassedere sul fatto che se non l'abbiamo anticipato questa volta, siccome alla Minsky ciclicamente ritornerà, credo che questa crisi sia micidiale, no? È una crisi che è destinata a durare anni e anni e anni, no? E quindi quello di cui noi parliamo adesso sulla Grecia eccetera è qualcosa che rappresenta il nostro destino a breve e a lungo termine, quindi il problema dell'autoreferenzialità mi va bene, trovo che sia anche un modo elegante e rigoroso, tutto so, però fino a un certo punto, perché comunque io posso desostanzializzare tutto quello che volete, però
non riesco a non vedere da qualche parte una sostanza nei corpi che si suicidano, insomma. Lì Anna ha ragione a tirare fuori questa cosa. O nella miseria che c'è, e nella povertà che c'è, che aumenta. Perché questa è la cosa con la quale noi abbiamo a che fare, no? E per quello che ho posto il problema, poi sicuramente in modo maldestro, ma voglio dire, solo per dirti, Paolo, che insomma da qualche parte, come dire, alla soggettività, come dire, no, degli investitori che guarda all'altro per, eccetera, no, al suo comportamento mimetico, dobbiamo in un qualche modo porre in contraltare perlomeno un campo problematico, che dov'è sto corpo, no? Cioè, l'autoreferenzialità, soprattutto riferita ai mercati finanziari, è qualcosa che alla fine non ti lascia nulla se non la crisi, mentre che dal nostro punto di vista l'autoreferenzialità da qualche parte lascia dei corpi sul campo. Sì, no, vedo bene il problema. Me l'aveva posto Beppe Caccia una volta in forma di domanda, ma perché voleva sentire da me la spiegazione della crisi partendo dalla vecchia formula trontiana, insomma, prima la lotta e poi il capitale. E qui gli avevo risposto di... in realtà non gli avevo risposto, perché in effetti non funziona quel giochino lì, insomma, non funziona più, e non funziona dal momento in cui si è distrutta quella composizione di classe, insomma, che in effetti alla quale noi avevamo, come dire, imputato felicemente l'origine delle crisi e della crisi del modello fordista in quanto tale. Ecco, fra l'altro, scusami, ma l'altra sera Ugo Mattei a un certo punto ha detto una cosa che devo dire che mi ha colpito. Lui ha riportato la crisi, diciamo, che ha comportato questo passaggio di potere, di testimoni, insomma, da Berlusconi al referendum sui beni comuni, no? Giusto? Dicendo che i mercati questa cosa non l'hanno digerita, e lui è andato lì molto secco, cioè ha detto c'è un rapporto fra questa resistenza sui beni comuni, insomma, in Italia, cos'era, in giugno, e il fatto che dopo quella votazione gli spread sono sparati su, eccetera. Confesso che era la prima volta che lo sentivo, mi ha fatto piacere.
probabilmente ci sono altri elementi che hanno concorso però insomma voglio dire è interessante come dire reimpostazione, se vogliamo, del problema che pone a partire dai beni comuni. D'altra parte, so che non sto rispondendo, perché in effetti questo problema per noi che veniamo da quella tradizione è un problema serio, sono il primo a riconoscerlo. Uno può anche magari liquidarlo dicendo vabbè, peggio per il capitale, al momento, cioè, nel senso che c'è anche il dato negativo, diciamo, nel fatto di aver distrutto la classe operaia. E quindi il corpo nella sua dimensione attiva, eccetera, nel senso che vabbè, ha fatto quella che ha fatto, però comunque oggi è in una crisi che potrebbe essere interpretata come una sorta di nemesi, se vogliamo, del rimosso, insomma, no? Per ritornare alla questione anche poste da Ida, da Anna, insomma, sei tu, Ida, no, che parlavi delle ferite del comune, insomma, ecco, giusto. In effetti mi sembra che sia un problema, una questione da prendere, da tenere sempre ben presente, insomma, voglio dire, perché sennò si rischia di fare un po' della goliardia sul comune, lo si mette in tutte le salse, abbiamo già fatto con la moltitudine tempo addietro, e adesso sta roba del comune, bisogna essere precisi sulle cose, cioè non si gioca con queste categorie, insomma, sono dei tentativi secondo me molto forti, molto innovativi, però voglio dire poi politicamente la traduzione di queste nuove categorie, insomma, non è uno scherzo. E in questo senso mi sembra che comunque la questione di una sostanza ritorni, magari sì, certo, in forma di annullamento, di annientamento, comunque di sofferenza, adesso vogliamo, mettiamola come vogliamo, ma insomma in questa crisi abbiamo delle forme di sofferenza che sono destinate ad aumentare, insomma, per cui a me sembrava molto giusto la considerazione che faceva la Vanessa, cioè questo fatto che comunque questa crisi ci costringe a fare delle cose che noi poi, almeno non so se rispecchio un po' anche l'esperienza di alcuni di voi della mia generazione, però a noi l'idea di costruire delle alternative non è mai stata una cosa molto, come dire, non abbiamo mai frequentato quella questione, no? Di costruire, come dire, a partire dai beni comuni, eccetera, ma non dico dei mondi possibili, ma delle, come dire, delle soluzioni, delle forme di vita praticabili, insomma, qui e ora, in alternativa a questo destino di crisi. Ecco. E invece io credo che dovremmo imparare. Cioè, so chi si pone il problema dell'approvvigionamento energetico in caso di una esacerbazione della crisi, no, non credo che si ponga un problema che noi non possiamo ignorare, insomma, non so, il problema alimentare, non so, so che non fa parte della nostra tradizione, che era sempre dentro, come dire, in positivo, no, quasi del dentro e contro, ma però riuscire ad affrontare, per esempio, una cosa che a noi ha sempre fatto schifo è tutto il tema della decrescita, no? È vero che la parola fa schifo, però voglio dire, i temi sollevati, insomma, mi è capitato a Bologna di sentire il bifo che l'aveva sollevato ed è stato letteralmente schiacciato al muro da Tony e dalla sua compagna, cioè no, ma cioè, cos'è sta roba, la decrescita, gli operai vogliono il salario, altro che balli, cioè voglio dire, questa fa parte, sono i nostri linguaggi, insomma, però secondo me anche qui c'è una inadeguatezza, parliamoci chiaro, perché
insomma, qui, guardate che per quello che riesco a leggere o a capire dei movimenti che sono andati, sono queste cose qua, sono dentro, sono molto presenti, quindi non, ecco. E poi sì, sulla gerarchizzazione di Paolo, no? Ecco, quello che dici secondo me ha a che fare molto con la questione dell'economia dell'attenzione, cioè perché quella questione del ranking delle università, eccetera, per cui insomma, è poi il punto di partenza del modello Google, cioè parte da quello, cioè del quantum di attenzione che determinati centri di valore, di cultura, eccetera, riescono ad accumulare, a condensare, sulla base di questo stabilire delle gerarchie. E mi sembra che vada un po' nel senso del modo con il quale ci si appropria concretamente, in termini proprio di produzione di ricchezze e di proprietà, di questo agire relazionale, comunicativo, che in una rete fatta appunto di produzione di attenzione. Se non so, credo che sia un po' una cosa del genere. E poi ecco, sulla questione che ponevi, Francesco, della Germania, eccetera, ecco, io francamente io non riesco a vedere come sia possibile, come dire, se ho capito bene, generalizzare il modello industriale tedesco, soprattutto oggi, magari 15-20 anni fa. Primo, perché bisogna comunque capire su cosa, come è stata costruita questa competitività tedesca. Prima dicevamo così della condanna alla specializzazione dovuta alla camicia stretta dell'euro. Poi però, appunto, tu dici, parlavi anche delle considerazioni di Sergio Bologna su cosa è stato il piano di Schröder, insomma, il Hartz numero 4, se non ero, dal 2004-2003 in poi, è stato un vero e proprio attacco alle condizioni, perlomeno in una parte importante del mercato del lavoro, alle condizioni, come dire, alle regole, diciamo, del mercato del lavoro, uso dell'immigrazione, aumento del lavoro precario, eccetera, e quindi non so in che misura sia auspicabile un uso, un riferimento al cosiddetto modello tedesco, però credo che al di là di questo sia veramente difficile immaginare o riproporre una cosa del genere, no? In Italia, per esempio, non so, io credo molto di più, e anche questo sarebbe un modo per entrare nel merito del dibattito su una politica economica comune, comune in Europa. Credo che sia molto più interessante partire dalla molteplicità, come dicevi tu, dei modelli, e quindi analizzare la specificità italiana. Insomma, voglio dire, per esempio, da questo punto di vista, senza quindi doversi omologare e quindi buttare tutte le energie su programmi di rilancio dell'industria. Secondo me, per esempio, la molteplicità dei modelli, se vogliamo restare alla zona euro, consiste in una articolazione, in una declinazione di quello che è di fatto il modello antropogenetico dell'economia odierna, cioè il fatto che comunque fino a prova contraria ci sono quattro settori che hanno tirato in questi ultimi anni: sono la sanità, la socialità, nel senso proprio dei servizi sociali, la cultura
e la formazione. Questi sono i quattro settori che hanno creato occupazione, eccetera, e dove si gioca, si gioca tutta la partita delle privatizzazioni. Quindi non perdiamo di vista questo aspetto qua, perché sennò, capisci, rischiamo di mettere assieme dei programmi di lotta sindacale, eccetera, adesso con tutto rispetto, perché ho molta stima di quelli che comunque tengono duro su questo fronte, ci mancherebbe, ma però attenti a non, ecco, non pensare che questa sia la via dell'uscita, insomma, in positivo. No, poi sulla questione, dopo finisco, di Rampini, di quell'articolo di Rampini che anch'io avevo ripreso, perché mi sembrava, devo dire, ben fatto, su questa scuola appunto del figlio di Galbraith, no? Che devo dire, a me attira quella cosa, perché soprattutto politicamente rappresenta un modo di, come dire, contrastare il fiscal compact, per esempio la fissazione di tetti al deficit e al debito, che sono quello che sono, insomma, che sono il fatto di alimentare delle politiche recessive molto pesanti, molto, mentre questi ti dicono no, togliamo i tetti e smettiamola di sventolare questo spauracchio dell'inflazione, perché l'inflazione non se ne vede l'ombra, e questo fra l'altro è vero da 15 anni, perlomeno l'inflazione è tale da giustificare politiche monetarie restrittive alla BCE, inflazione c'è ma per voci disaggregate, insomma, prezzo delle materie prime, eccetera, che deprimono i consumi, e proprio per questo i consumi andrebbero rilanciati con aumenti di reddito creato attraverso questo meccanismo delle politiche monetarie espansive. Però mi sembra che sia interessante quella scuola lì, diciamo così, di pensiero, che peraltro è anche ascoltata, se ho capito bene, da Obama, perché insomma propone un qualcosa che oggi fra l'altro rappresenta già costituisce già un fronte abbastanza ampio, cioè questa della rivendicazione di una riforma della politica della BCE, nel senso di una non dipendenza, no? Di una non sussidiarietà alle banche commerciali, insomma, che si faccia la banca centrale e la smetta di essere lì al servizio delle banche commerciali, che sono banche private, che appunto fanno quello che fanno, cioè impediscono delle politiche di investimento, eccetera, eccetera. Quindi quella cosa a me sembra... Sì. Va bene, dai, grazie. Io ringrazio davvero tantissimo Christian per la bellissima relazione di questa sera e per il dibattito, e vi segnalo che, vi ricordo che il 30 di marzo riprendiamo la LUM dentro ESC con Paolo Virno sempre alle 17. Grazie a tutti.